È lo stabilimento di Walter Tosto, dietro via Piaggio, vedete? Quel cartello lì indica perfettamente. Allora, quello che vi voglio far notare è questo. Notate quanti barili sono sepolti così, sotto quegli ammassi di terra riversati di proposito. Dalla forma si intuisce che sono stati riversati massi di terra per coprire quei bidoni. Secondo video, sempre video amatoriale, in questo caso Costa Calabrese, sono gli effetti dell'ultima ondata di maltempo che ha colpito il centro-sud di recente. Sostiene il trasporto pubblico e ovviamente sostiene anche la metropolitana di Roma, ma Greenpeace non può credere che per costruire una metropolitana si debbano distruggere le ultime foreste dell'Africa e del pianeta. Per questo noi chiediamo al Comune di Roma e a Metro, la società che gestisce la metropolitana, di dirci che non è vero, che non è vero che si distruggeranno delle foreste per costruire le nostre metropolitane. Vi ricordo come sempre io reporter @skytv.it, le vostre segnalazioni mandate lì e cerchiamo di dargli sempre massima visibilità. Allora, vi presento innanzitutto l'ospite di oggi, è un particolare piacere, devo dire, perché abbiamo spesso così parlato di politica, ne parliamo spesso male, invece io vorrei parlarne positivamente oggi con un buon testimonial, Nicola Zingaretti, presidente della provincia di Roma. Grazie Nicola per essere qui Grazie da a noi. voi, Fabio. Devo dire che poi a me piace molto quando prima della trasmissione, di solito quando si porta un politico c'è una lista di domande preparate prima. Invece parlando con Nicola abbiamo detto: guarda, di cosa parliamo? Beh, chiacchieriamo un po' di queste tematiche e vediamo cosa viene fuori, insomma. Allora io ti butto lì un po' di spunti, vediamo di fare un ragionamento insieme. Sarei partito da Obama. Obama ha fatto questo esperimento ieri molto interessante. Obama, devo dire, lo dicevamo anche prima, continua a parlare, lo si vede sempre che parla, parla, speriamo, insomma, lavori anche, sembra di sì. Comunque, ha fatto un esperimento interessante. In pratica ha raccolto oltre 100.000 domande tramite un sistema che si chiama Google Moderator, poi vi ho portato anche una clipina, ve la faccio vedere, e ha fatto in modo di raccogliere tutte queste domande, le più votate dagli utenti stessi sono quelle a cui in teoria lui ha risposto in video, su YouTube ha messo questo video e ha cercato di aprire un po' il processo così democratico. Volevo una tua opinione, facendo tu questo mestiere, su quale secondo te è l'effetto di Obama, se anche in Italia lo stiamo un po' avvertendo oppure è una cosa che resta solo negli Stati Uniti. Beh, non so se resta solo negli Stati Uniti. La cosa più bella di ieri, che conferma il fatto che internet è un'opportunità grandissima per comunicare senza intermediazione. E paradossalmente la vera novità non è tanto che lo possa fare Obama, che probabilmente può parlare a molta più gente, basta che va Certo. in televisione, ma che quello strumento in realtà è a disposizione di tanti signor nessuno, che probabilmente non con 100.000 risposte o 100.000 quesiti, però in effetti comunica che è possibile, in realtà per chiunque, utilizzando uno strumento come la rete, comunicare con migliaia di persone. Per tanti che oggi Sì. questa opportunità non ce l'hanno. Infatti, questo hai centrato secondo me un punto fondamentale, anche gli strumenti che ha usato, strumenti molto facili, molto semplici, La gratuiti. grandezza di Obama è, appunto, è che lui po che potrebbe farne a meno, perché Certo. potrebbe ottenere lo stesso risultato, anzi, poteva invitare i più grandi giornalisti del mondo a intervistarlo, che probabilmente fanno la fila, ha scelto di ricorrere allo strumento dell'uomo qualunque. E forse anche per questo poi comunica all'uomo qualunque una diversità. Molto, molto diretto, poi ricordo che chiaramente Obama ha il grande vantaggio di avere Google come alleato, sin dalla campagna elettorale. Mi ricordo una delle prime interviste a Obama la fece Eric Schmidt, il capo di Google eretto da questo triumvirato, Page, Brin, i fondatori, e questo Eric Schmidt, e quindi cercò di coltivare dall'inizio proprio la vicinanza di Google, per cui anche degli strumenti che magari in Italia, insomma, abbiamo di seconda mano, ecco, non li produciamo noi, però molto vicino, molto E interessante. insisto, secondo me la cosa che sta venendo fuori da questa esperienza è che la rete parla a persone che tutti i sondaggi o le indagini o la sociologia oggi, soprattutto in questo momento, viene collocata tra coloro che sono esclusi dal dibattito politico. Lui attraverso questo strumento ci è arrivato perché ha scoperto come
si comunica lì. Continuiamo a parlare di questo con Nicola Zingaretti, prima notizia della settimana.